Ciao a tutti, oggi prepareremo il tiramisù. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono uova, tuorli e albumi separati, mascarpone, zucchero semolato, sale, savoiardi, caffè freddo zuccherato e cacao amaro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo preparando la crema al mascarpone. Posizioniamo all'interno del boccale la farfalla, mettiamo gli albumi che devono essere a temperatura ambiente, e il sale. E azioniamo il bimby senza misurino per 4 minuti. A velocità 3,5. Gli albumi sono perfettamente montati, trasferiamoli in una ciotola capiente e posizioniamoli in frigo. Laviamo e asciughiamo bene il boccale. Dopo aver lavato e asciugato bene sia il boccale che la farfalla, mettiamo lo zucchero e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla, versiamo i tuorli, chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimby per 10 minuti, 37 gradi, velocità 4. Posizioniamo il boccale in frigo a raffreddare per 10 minuti senza il coperchio. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il boccale dal frigo, abbiamo rimosso la farfalla, adesso aggiungiamo il mascarpone. Azioniamo il bimby per 20 secondi. A velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per altri 20 secondi. A velocità 3. Trasferiamo nella ciotola con gli albumi. Amalgamiamo delicatamente. La crema è pronta, passiamo a comporre il tiramisù. Facciamo uno strato di crema sul fondo. Iniziamo bagnando i savoiardi nel caffè. Posizioniamoli. Dopo aver formato il primo strato con i savoiardi, mettiamo un altro strato di crema. Livelliamo bene.
Proseguiamo con un altro strato di savoiardi inzuppati sempre nel caffè. Completiamo decorando con l'ultimo strato di crema. Polverizziamo con cacao amaro e riponiamolo in frigo per 4 ore. Tiramisù, grazie e alla prossima ricetta!